Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia e sul mio canale porto contenuti riguardo al videomaking e al mondo del micro 4 terzi. Oggi infatti andremo a vedere le impostazioni per fare video cinematici con la nostra Lumix GH6. La prima cosa da fare chiaramente è avere l'ultimo aggiornamento software della nostra macchina fotografica. Se abbiamo l'ultima versione passiamo subito al profilo colore. Io principalmente uso sempre il Vlog e in certe situazioni uso il CineLake D. Una volta impostato il profilo colore vediamo i vari formati con cui possiamo registrare. Innanzitutto partiamo dal settare i nostri file in formato MOV. Poi la nostra GH6 ha un sacco di risoluzioni, a partire dal 5.8K, che è il famoso open gate, ovvero la nostra macchina fotografica ci permette di utilizzare tutto il nostro sensore sia in verticale sia in orizzontale. Ci sono anche altre opzioni di risoluzione, ma io principalmente uso sempre il formato 4K, anche se in alcune situazioni vado a scalarlo in Full HD. Questo serve per mantenere la risoluzione più alta. Un consiglio per quando utilizzate la risoluzione 5.8K è di attivare il frame marker che possiamo trovare dentro il menu delle impostazioni. Come potete vedere, questo sistema vi aiuterà già a inquadrare la vostra scena o il vostro soggetto quando utilizzate l'open gate. Un'impostazione utilissima che ho sempre attiva è il focus peaking. In sostanza, se utilizzate qualsiasi obiettivo con il fuoco manuale, questo vi aiuta a capire cos'è a fuoco. Come sensibilità l'ho settata a +2 e come colore ho messo il blu, ma vedete voi il colore che preferite. Un altro strumento che utilizzo è lo zebra pattern, che ci aiuta con l'esposizione. Con il Vlog io lo utilizzo con questi valori. Fate attenzione che però lo zebra pattern non va bene per tutti i profili di colore, quindi va settato ogni volta correttamente. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Io spero che grazie ai miei consigli da oggi potrete iniziare a scattare video cinematici con la vostra Lumix GH6. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di lasciare un commento se avete dubbi o domande. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!